Allora ragazzi, tanto bagno per tutti, brevissima introduzione prima di lasciarvi al tema del video, cioè le registrazioni, anzi i dialoghi di Marathon all'interno di Alpha Omega. È appena uscita Alpha Omega da poche ore, c'è stato un casino tra l'altro perché qui da noi praticamente nessuno riusciva a scaricarla. È stato trovato appunto Marathon all'interno del bunker di Alpha Omega, dice un sacco di cose, io ve le faccio ascoltare qui, alcune sono degne di nota, altre invece sono frasi molto, ecco, di circostanza. Ascoltatele tutte. Purtroppo non so se riuscirete, ecco, ad ascoltare bene tutto, ma ho attivato i sottotitoli in modo tale da farvi leggere tutto. Potrebbe esserci qualcosa di interessante sulla storia zombie. A proposito di Easter Egg, ragazzi, questa notte gli americani già l'hanno finito in pochissime ore. Quindi, niente, cioè, la sorpresa è già finita. Vi lascio al video. Perché sono venuto qui? Lo sanno anche i gatti che la curiosità uccide! Se proprio devo essere mangiato, mi divorerò da solo! Spero di non arrivare tanto. È in corso una specie di sfasamento subatomico intradimensionale! Oppure c'è qualcosa che non va nel mio tratto digestivo finale, devo dire. Cosa speri di ottenere continuando a battere con tale violenza e insistenza? Vuoi avvertire tutti che siamo qui? Se aprissi questa porta, rischierei di inalare particelle aeree esalate dai non morti. Non posso correre questo rischio. Eh no, non mi freghi. So riconoscere la tipica bussata di un essere umano. E la tua non ha niente di umano, proprio niente. Purtroppo questo ripostiglio ha già raggiunto la capienza massima. Una persona. Ti avverto, ho trasformato questa scopa in una lancia micidiale estremamente affilata. E questo secchio in un casco impenetrabile. Non sono lo spuntino di chissà quale bestia carnivora. Beh, è vero che tecnicamente sono fatto di carne, ma non della varietà da spuntino. Continuo a recarmi disturbo e sarò costretto a prendere misure drastiche. Smetterò di rispondere, per esempio, e potresti restarci molto male. Il motivo per cui sono qui mi sembra evidente. Iniziativa Adam? Progetto Soldato Giocattolo? Sono al corrente dei programmi di robotica avanzata in corso in questa struttura. Dovevo controllare di persona se le voci corrispondevano al vero. Sono segreti che il governo non dovrebbe tenerci nascosti, neanche se sono passati 60 anni. Oh, non hai mai sentito parlare dell'iniziativa Adam? Il robot di servizio domestico che doveva badare a tutte le necessità del suo proprietario? Che avrebbe rivoluzionato il mondo? Se non fosse sorto un problema. Stando a diversi autorevoli forum su internet, i robot iniziarono a provare emozioni. Il problema si aggravò ulteriormente all'avvio del progetto Soldato Giocattolo. Volevano trasformare i robot in soldati assassini, ma loro non avevano alcuna intenzione di morire. E quello fu solo l'inizio dei guai. Ci sono due teorie sul perché il progetto fu abbandonato. Prima teoria, il computer della struttura impazzì e prese il controllo degli altri. Plausibile, ma mancano prove evidenti. Seconda teoria, si verificò un incidente che portò alla creazione di un'entità artificiale. Questa entità si impossessò della struttura, rivoltando gli Adam contro lo staff presente al suo interno. Escluderei la seconda teoria. Da esperto di fantascienza, l'idea di un'intelligenza artificiale ribelle mi convince di più. Comunque sia, tutti i programmi incentrati sulla robotica furono interrotti subito dopo la chiusura della base. Confermo quello che ho sempre detto. I robot di questa struttura sono ancora vivi. Altrimenti come si spiegherebbe tutto questo? Siamo sperduti in mezzo al deserto, eppure c'è ancora corrente, l'erba è verde e gli edifici sono in perfetto stato. Chi si prende cura di questo posto? Sono decenni che gli umani non ci mettono piede. Sono i robot, quelli
che adesso sono perfettamente immobili, i custodi della struttura. E ora mi sa che li abbiamo fatti arrabbiare.